Altra partita importante, siamo di nuovo in trasferta, questa volta ad Ascoli. Un Ascoli un attimino provato a motivo del Covid, e ormai, visto che ci aggrappiamo ad ogni speranza, speriamo davvero che gli uomini che sono out in questo momento per questa purtroppo malattia possano in qualche maniera agevolare quelli che invece del Vicenza sono presenti e che cercheranno assolutamente di portare i tre punti a casa, se non altro perché sembra che in settimana il nuovo DS chiamato a sostituire Magalini si è soprattutto chiamato a portare entusiasmo, l'entusiasmo che un giovane del 1981 può portare. Avessimo saputo che bastava solo quello, bastava... È interessante perché anche Ascoli e anche loro hanno cambiato il direttore sportivo, hanno adesso Marco... No, non lo so, però... Allora, però partita di teatro, in questi giorni la domanda è stata: ma quale sarà il giocatore che riuscirà a portare, insomma, alla svolta? Ieri abbiamo letto un po' di risposte e quello che è emerso che i nostri tifosi vorrebbero in realtà è vedere una squadra più unita, più compatta e più vogliosa di giocare, quindi non singoli giocatori, e questa è un po' la speranza di oggi. Ad ogni modo voglio sapere cosa ne pensate, come vedete la partita, domande e quant'altro, e potete farlo con i nostri numeri 335-771-6200. Io aspetto tutti i vostri messaggi per commentarli poi insieme ai nostri amici. Aveva promesso ed è arrivato. È arrivato poco fa, aveva subito un richiamo da parte dell'arbitro, stavolta si è prodigato in un'azione offensiva, si è allungato troppo la palla. Una valida alternativa, anche se abbiamo visto che con Giacomelli non ha funzionato particolarmente bene, no Andrea? Sì, devo dire che eccolo Ranocchia in mezzo al campo, numero di Ranocchia che si libera di due giocatori con una doppia finta, pallone retro per Dio, anticipato di poco da parte di Botteccolati in giro. Ce n'erano tanti, tra l'altro credo che il mercato dei svicolati si sia chiuso adesso a ottobre. Ma che senso ha fatto la squadra in una settimana? Voglio dire, in una settimana ha fatto la squadra. Il presidente ha detto, lo faremo a gennaio se abbiamo detto ogni cosa. È una partita tristissima, ormai siamo abituati, l'abitudine nello sport, come nei rapporti, come nel matrimonio, come in qualsiasi cosa. Brava, ma mai dillo Sara. Ci dà fra poco. Io presto, vedremo cosa succederà nelle prossime ore, e mi riferisco anche insomma alla panchina di Bocchi. Di quanti, dal numero uno, dal patron, dal presidente, fino al magazziniere, ora esagerando, nel senso che quando tu fai queste figure si sviluppa tutto l'ambiente. Ali, che in genere non si fanno di dilettanti questi errori, perché due punte che non riescono a passarsi la palla una vicino all'altra significa che c'è veramente qualcosa. Guarda che 50 minuti ha fatto quel gol, no. Dato quel tiro là in cima. Il potere dell'Ascoli che va a metà. Chi è entrato nell'Ascoli osso collo? Collo. Ah, non pensavo osso collo. Anche però ha detto per favore, l'ha detto ai suoi, non potete buttarvi delle palle in questa maniera. Tutto dell'area di rigore a destra, deve provare la traversone. Dio, vieni a sedere l'avversario, forse c'è un fallo su Dio. Dio cade a terra, si rialza e l'arbitro concede, vediamo un corner per il Vicenza. Sì, ha preso il pallone. Va bene, scusatemi, abbiamo appena cambiato il direttore sportivo. Dobbiamo dare innanzitutto fiducia a questa nuova figura, perché se già sto cambiando quello, faccio 2 miliardi di cambiamenti, ragazzi. Tre allenatori in busta paga, due direttori. Secondo me